seconda stagione delle città che cambiano, il primo viaggio è all'interno di Cerignola, uno dei grandi centri di Capitanata. Quella che vedete alle mie spalle è la Terra Vecchia. Cominceremo da questo luogo a raccontare le tante anime di questa città, una sorta di vasi incomunicanti. Adesso proviamo ad entrare e vi spieghiamo perché non comunicano fra loro queste zone della città. Le siamo all'interno della Terra Vecchia di Cerignola. Cerignola è una città dai mille contrasti. Perché è una città così contraddittoria? È una città anche bella. Ci sono differenze naturali. Ci troviamo nella Terra Vecchia, dove è il nucleo principale della nostra città. Qui c'era la piazza, c'erano anche le chiese le più belle della nostra città. Questa era la chiesa madre? Benissimo, una chiesa del 1100, gotica, stupenda, peccato che sia chiusa, però di qua si trasmettevano tutte le informazioni alla città. Una città, la Terra Vecchia, non dico che lascia desiderare, però c'ha anche degli spunti molto positivi. In questo particolare momento è pulita la città, quando diciamo pulita non ci sono più i delinquenti, non ci sono le persone. Non ci sono più i delinquenti che abitano in questa zona, che prima era riservata, era gestita completamente da loro, era una zona chiusa, non si poteva entrare perché c'era la malavita che si era stabilita qui dentro. Ma la differenza poi tra i vecchi delinquenti, tra parentesi, non siamo noi a giudicare, e i nuovi, che i vecchi lottavano per un pezzo di pane. I nuovi invece hanno un fiume di droga da smaltire e i proventi sono altissimi, tant'è che di qua se ne sono andati quasi tutti e sono andati ad abitare in zone in altri quartieri a loro confacenti. Dopo li andremo a vedere, andiamo intanto a vedere chi abita adesso la Terra Vecchia. Alle nostre spalle una serie di portoni, di abitazioni, in parte disabitate, in parte da abitate. Chi è venuto a vivere adesso in questa Terra Vecchia? La maggior parte di quelli che abitano nella Terra Vecchia sono extracomunitari, rumeni, che non trovando alloggio hanno trovato opportunità. Purtroppo c'è un disguido enorme per loro, perché c'è uno staccamento totale tra il territorio di questo, diciamo, della Terra Vecchia e il centro della città. È chiaro che non c'è controllo e la maggior parte delle persone trovano difficoltà a vivere. Non dico centro commerciale, ma non ci sono negozi dove poter attingere, dove poter comprare qualcosa. E questo è un disguido sociale. Non c'è un allacciamento tra il centro della città e la Terra Vecchia. Nonostante siano uno accanto all'altro. È vero, ma questo dà la possibilità a questi extracomunitari di stare ancora più fuori di quelle che loro, diciamo, delle loro aspettative. E senza questi extracomunitari l'economia della nostra città andrebbe a pezzi. Andrebbe. Perché sono quelli che lavorano prevalentemente, che sono impiegati in agricoltura, nei campi. Sono nate le cooperative sociali a Cerignola proprio per dare possibilità
agli ultimi, che questi sono ultimi, vengono da lontano, vengono questi, di potersi inserire. E il territorio, la politica è sorda, non capisce che senza di questi fra 5-10 anni l'agricoltura andrà a pezzi nella nostra provincia. Noi abbiamo bisogno degli immigrati, specializzandosi, facendo dei corsi di formazione. È il sogno nostro, il sogno della nuova cultura, il sogno della Chiesa, il sogno di Papa Francesco. Qui si può fare, qui è nato Di Vittorio, ma qui è nato soprattutto Don Antonio Palladino. Sicuramente ne parleremo nel corso del nostro viaggio. Come vedete, quindi, la Terra Vecchia è il primo dei tanti mondi all'interno di Cerignola. Il comune più esteso del Mezzogiorno, il terzo più grande d'Italia, si è sviluppato dando vita a delle periferie. Entriamo quindi nella seconda parte di questi mondi a sé, tre periferie, almeno tre periferie certe, che hanno raggruppato, che hanno raccolto parte della popolazione. Questa è la prima che vi mostriamo, è Torricelli. Adesso la andiamo a conoscere. Alle nostre spalle ci sono due luoghi simbolo di questa periferia di Torricelli. Uno è un palazzo molto grande che è tristemente noto per vicende di cronaca nera, e l'altro è un palazzetto, una sorta di luogo di aggregazione, così doveva essere, messi l'uno accanto all'altro appositamente per dare un segnale. Questo è stato un segnale forte alla nostra città, quello di non lasciare soli le persone più disagiate, gli ultimi. E proprio il fatto che ci sono altre abitazioni normali, diciamo, c'è stata questa integrazione da parte delle famiglie. Qui ci sono anche delle famiglie sane, buone. Chi abita in questo quartiere? Diciamo gli ultimi, quelli che non riescono a sbarcare il lunario, specialmente le donne che hanno i mariti in carcere oppure hanno dei problemi. Io conosco molte famiglie, però c'è questa volontà di integrarsi, e questo ci fa bene, ci fa, perché integrandosi loro si liberano anche dei pensieri cattivi e possono anche fare una vita normalissima. Quello alle nostre spalle invece che palazzo è? È un palazzo ex, diciamo, omni, si diceva prima, no? Case popolari, che comunque alcuni appartamenti furono in certo qual modo occupati abusivamente, e poi pian piano la gente si è stabilizzata. Ma specialmente chi lavora nel sociale ha cercato di integrarle queste persone. Non per niente ci abbiamo una parrocchia molto forte, molto importante, che aiuta queste persone. La Caritas, ci sono anche molte associazioni, specialmente la Don Antonio Palladino, che aiuta gli ultimi ogni settimana e giovedì, da viveri, paga le bollette. Questa anche è solidarietà per la nostra città, che non è tutta da buttare. Thank you.
ci sono negozi, non ci sono attività commerciali in queste periferie, ma soltanto delle chiese, come quella che abbiamo qui di fronte, una delle più grandi, la chiesa di San Leonardo. A questa chiesa è legato un ricordo particolare? Eh sì, l'anno scorso, se non sbaglio, durante la funzione di domenica abbiamo sentito degli spari e poi ce ne siamo accorti che c'era un uomo per terra e questo uomo dopo poco tempo morì. Un colpo al cuore perché stavamo pregando proprio per loro. Ma posso dire che ecco, questo agglomerato in certo qual modo è fortunato, diciamo tra parentesi, perché avendo vicino la chiesa ha la possibilità di interagire con il parroco, di interagire anche con i fedeli. E la domenica vedo che molto di questi vengono a messa. Questo è fondamentale perché avendo più cultura possono anche ragionare diversamente, non in negativo ma in positivo. Ma che tipo di questi hanno trovato anche lavoro. Che tipo di città si concentra qui in questi palazzi? Ma c'è tutta la città, è rappresentata tranquillamente da impiegati, ingegneri, avvocati, manovali. È un quartiere che comunque sia fa parlare di sé poche volte a livello negativo, però è organizzato bene. Alle spalle di questo quartiere c'è anche un istituto di suore molto fondamentale per i bambini. Prendono tutti i bambini, non solo i ricchi, ma soprattutto i poveri. Viene consegnata l'immagine di una città tranquilla, con dei quartieri, periferia, in cui ognuno si è preso il suo spazio e lì dentro vive, lì dentro conduce le sue attività. Questa, per esempio, è la zona San Samuele, che è famosa, viene chiamata Far West. E questo contrasta con quell'idea di tranquillità di cui ci parlava Michele. Una tranquillità che fa un po' riflettere sull'idea di violenza in questa città, una violenza che, ci dicevi, non è alle persone ma alle cose, quindi non ci sono stupri, non ci sono violenze fisiche, ma c'è una delinquenza, una malavita attaccata agli oggetti, al materialismo, alla ricchezza. È un dato di fatto questo, anche perché le cronache di oggi parlano di assalti a tir, di rapine, però nella nostra città si vive tranquillamente, c'è il rispetto della persona, il rispetto della donna e il rispetto anche dei ragazzi. Chiaramente tutto ciò che succede oltre non è colpa diciamo della popolazione, devono funzionare un pochino meglio le istituzioni. Manca una rete sociale che fa diciamo da supporto a questi agglomerati anche che noi vediamo qui, ognuno chiuso, ognuno nella, come dire, nella sua interezza, lontano poi dal resto della vita politica, amministrativa, sociale della città. Come vedi, io voglio dire qualcosa positivamente. In ogni quartiere c'è un centro sociale e questo è molto fondamentale, almeno per i ragazzi. Ma sono frequentati questi centri sociali? Bisogna dare atto che dove ci sono le suore c'è vita, dove ci sono le chiese aperte. Perché prima abbiamo visto una chiesa che invece era chiusa, le parrocchie dovrebbero essere aperte, dovrebbero essere luoghi di accoglienza. Probabilmente sono sordi ai moniti di Papa Francesco e questo diciamo che la diocesi deve fare una grande riflessione, deve aprire le porte a Cristo, perché è vero che queste hanno dei problemi, ma hanno necessità di parlare, di ascolto, manca l'ascolto in questa città, perché ascoltando gli ultimi possono avere anche delle risposte. Il fatto di aver fatto delle cooperative sociali di tipo B, inserimento di persone svantaggiate, noi abbiamo dato la possibilità di non operare negativamente, quando dico operare, fare furti ed altro, ma dargli un posto sicuro, che loro hanno necessità di avere anche una famiglia, di vivere una vita normale. Noi dobbiamo andare incontro, la popolazione ha
il bisogno e il dovere di aiutare questi qua, altrimenti Far West, Kung Fu, carri attrezzi, tutto quello che vogliono loro, questa città sarà sempre mal sentita, mal nominata. Noi vogliamo dire agli altri che noi vogliamo sentire questa città ben ordinata, non disgraziatamente violenta. Allora organizziamoci. Il nuovo sindaco è arrivato, bene, ok, sei bravissimo, quello che vuoi, ma vogliamo avere un progetto sociale, iniziando dagli ultimi. Dobbiamo dare lavoro, dobbiamo dare sport, dobbiamo dare sociale alle famiglie, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze e gli adulti. Questo deve fare la città. Tre periferie nette, dicevamo, e due agglomerati urbani, Montagnola e Scarafone. Questa è la terza delle periferie che vi raccontiamo, le Fornaci. Come nelle altre due che abbiamo visto, anche qui c'è una chiesa e un centro di aggregazione che è un po' una costante, un luogo comune di questa città, quindi mondi distinti, separati, che poi ritrovano un piccolo respiro in questi luoghi di aggregazione. Un altro luogo di aggregazione dove la città si incontra, nonostante la vita staccata di tutti i giorni fra classi sociali e imprenditoria, è a tavola. Quando si sceglie di andare a pranzo o a cena al ristorante, quello diventa un altro dei luoghi di aggregazione, dei piccoli punti che attraversano tutte le fasce sociali di questa città. Ex colonia penale, forse, combattimenti di cani, corse di auto clandestine, sono tanti gli stereotipi, i racconti che accompagnano questa città. Una città che si divide fra una borghesia nuova, una nobiltà antica, una malavita che sta cambiando, ma poi tutti quanti si incontrano in un posto, si incontrano a tavola, dove sembra che davvero le differenze, le classi sociali diventano sempre meno evidenti. Ecco, con tutta la tua prefazione è stata molto molto importante per capire poi quello che accade all'interno di questi gruppi, all'interno di una città ovviamente spaccata, una città che io dico straordinaria, ma io sono un fondamentalista, quindi il mio parere con tutta probabilità può sembrare di parte, in realtà non lo è. Una città. C'è un osservatorio molto particolare, qui è privilegiato, quindi accogliamo questo punto di vista come davvero molto importante. Ecco, appunto dicevo, una città che sta provando, sgomitando per riguadagnare quello che è il suo posto naturale. Tenete conto, io parlo sempre di Cerignola perché sono come ambasciatore del gusto della città. Ambasciatore del gusto ovviamente per il Ministero, e quindi mi sta scomoda, stretta la definizione di una città che ha avuto fino alla metà del secolo scorso, è stato il centro nevralgico, tutte le decisioni più importanti si prendevano qua, in quel di Cerignola, e oggi pensare e relegare ad un ruolo marginale una città così importante, quindi alle auto piuttosto che alla delinquenza, piuttosto, e non guardare intorno tutto ciò che è di bello, di buono questo posto offre e quante possibilità offre anche alle nuove leve, che è una cosa che continuerò sempre a sostenere, perché se riusciamo ad inculcare il senso di appartenenza al campanile, alla città, anche le nuove leve capiranno che la ricchezza ce l'hanno in casa e non devono andare fuori, devono solo seminare in questo posto, che è il terzo comune, ricordiamolo, più grande d'Italia per estensione territoriale dopo Roma e Ravenna, quindi c'è spazio per tutti. Tra l'altro siamo in un luogo simbolo, siamo a due passi da Palazzo di Città, siamo proprio nel centro della città, un luogo particolare in cui, come dicevi, bisogna recuperare il senso di appartenenza, quello che forse anche la classe imprenditoriale ha un po' perso in questi anni. Probabilmente sì, perché ovviamente tante spaccature, tante lesioni all'interno del tessuto sociale fanno sì che ognuno guardi il proprio orticello.
Però io noto che c'è grande sensibilità, grande voglia di ripresa, grande voglia di collaborare, di essere parte attiva e contribuire in qualche maniera al benessere di questa città. E uno tra gli altri, tra gli esempi che potrei citare, è stata questa prima a teatro, dove ho visto una comunicazione straordinaria anche tra imprenditori concorrenti, quindi c'è una grande voglia di riscattarsi, di riuscire in qualche modo a riguadagnare questo spazio importante all'interno di una regione e di un'area che davvero ha offerto tanto e può continuare a farlo attraverso le nuove leve. È un territorio ricco questo, abbiamo una zona industriale molto vasta con delle imprese anche importanti, pensiamo a realtà come quella del Conservatoriero che sono veramente di grandissimo spessore nel panorama nazionale e anche internazionale, si stanno espandendo all'estero, ma possiamo dire che è una città ricca? Lo è. Senza paura, lo puoi dire, è una città straordinaria, è una città molto ricca e che a questo punto, appunto, ripeto, deve essere attrattiva innanzitutto per i suoi figli, fammi passare, e poi per tanti, cioè noi, ecco, io racconto sempre questa cosa, noi siamo un territorio fantastico perché abbiamo due caselli autostradali, questi due caselli autostradali fanno arrivare dal nord Europa ogni stagione turisti che si fermano a Cerignola per proseguire i loro viaggi e i loro giri in tutta la Puglia. Quindi se questo non bastasse, insomma, noi possiamo tranquillamente seminare tutto in questo posto e tutto nasce, germoglia, cresce in maniera sana. L'appello alle nuove generazioni di imprenditori ad essere più partecipi, più di avere questo senso di appartenenza più forte verso la città. È fondamentale, senza questo non si va da nessuna parte. È una fase di ripresa, quindi in qualche maniera anche la pandemia ci ha resi più consapevoli che dobbiamo rimanere, investire nel nostro territorio, fare le cose, ha livellato un po', le informazioni circolano più facilmente, quindi questo è il momento giusto per stare qua, per investire nel proprio posto, nel luogo dove siamo nati, come negli alberi, insomma dobbiamo mettere radici. Quindi io sono molto fiducioso e soprattutto nelle nuove generazioni. Classe imprenditoriale che negli anni è stata lontana, poco partecipe alla vita della città. Oggi però si sta cercando di dare un impulso nuovo, è necessario provare a spingere verso un cambiamento. Un cambiamento può essere anche un rinnovamento della classe, oltre che politica anche imprenditoriale, con l'affacciarsi di generazioni nuove, nuove come quelle più giovani. Marco Caiafa, imprenditore di un'azienda che produce vini biologici. Dopo aver studiato all'estero, torna nella sua terra, nel suo territorio, e anche se l'azienda di famiglia è diciamo dedicata ad altro, sceglie un percorso diverso, un percorso nuovo, che punta al legame con il territorio e al rispetto per questo territorio, è così? Sì. Il legame con il territorio e il rispetto dell'ambiente, secondo, diciamo, la mia azienda, secondo me è fondamentale, anche perché da dove veniamo? La Puglia stessa, che adesso sta sempre andando più in auge, ci permette anche e noi siamo obbligati, secondo me, a raggiungere questo obiettivo, che è quello, diciamo, del rispetto sia ambientale, del rispetto della produzione agricola, che è da dove noi veniamo, e di cercare in tutto, diciamo, per quanto può essere la nostra possibilità, di far conoscere il nostro territorio a tutti le persone possibili che ci possano poi portare a far conoscere la Puglia in tutto il mondo, insomma. E noi con i vini, con la nostra produzione, cerchiamo di far conoscere il territorio e il rispetto che noi abbiamo e l'attaccamento
al territorio che noi abbiamo, quindi farlo conoscere a più persone possibile nel mondo. Questo lo fate, lavorate con altri paesi anche lontani che vengono spesso a trovarvi. In quel caso si manifesta anche un avvicinamento maggiore al resto del territorio oltre all'azienda. Come si vive questo rapporto con la città per chi lavora e fa impresa con il mondo, con il Giappone, con l'Olanda? Poi quando questo si traduce in una vicinanza più netta, che cosa accade? Diciamo che noi con le nuove generazioni stiamo cercando il più possibile di far emergere quello che è di bello c'è nella provincia di Foggia in particolar modo, perché noi, come sappiamo, abbiamo il Gargano, abbiamo tutti i Monti Dauni, abbiamo una parte agricola che è fondamentale, come quella, diciamo, che dice di Gnola, che potrebbe dare tanto, potrebbe destagionalizzare il turismo, potrebbe avere un volano e una risonanza incredibile, quindi l'enogastronomia, la cosiddetto turismo enogastronomico, che può portare anche gente non solo ad andare a visitare il mare e tutta la parte, diciamo, che c'è di turistico più famoso che c'è nella provincia di Foggia, ma anche quella meno conosciuta, che è tutta la produzione agricola, che poi è parte fondamentale, è della trama del nostro territorio, che può, come dicevi, avvicinare la cittadinanza, la politica alle produzioni poi agricole, che vanno a coadiuvare tutto il territorio, compreso, diciamo, il turismo. Cosa è mancato in questi anni? Perché questa battaglia non si è combattuta, secondo te? Secondo me è mancata la consapevolezza di quello che si ha, la consapevolezza, cioè, delle proprie possibilità, delle capacità e di quanto bello c'è nella provincia di Foggia. Cioè, è davvero un posto unico, forse anche pure noi stessi non riusciamo a crederci o a capirlo in qualche modo. Quindi, partendo dalla produzione agricola, arrivando fino a tutto il turismo, con tutto quello che c'è stato, c'è e magari ci sarà negli anni, credo che dobbiamo esserne più consapevoli per essere poi sicuri, anche più protagonisti, forse superare quel senso di sfiducia che magari ha accompagnato in questi anni anche gli imprenditori. Sì, può essere una retorica, ma la cooperazione tra gli imprenditori, i cittadini stessi che non sono imprenditori, e la politica può essere la chiave di volta. È una retorica, però è quello, cioè i cittadini devono rispettare il territorio come lo fanno gli imprenditori, e anche i politici devono aiutare tutto, diciamo, il meccanismo ad andare a buon fine. Oggi ci provate, voi giovani imprenditori, questa nuova classe di imprenditori emergenti sta cercando di mettersi insieme intorno a un tavolo e ragionare verso progetti e percorsi in comune. Sì, stiamo cercando di creare delle associazioni, quindi dei consorsi, per poter avere anche più voce in capitolo quando magari si organizzano dei tavoli amministrativi o in generale, per avere più voce a livello di mercato. E questo è stato possibile grazie a dei ragazzi, quindi a una nuova classe imprenditoriale che si sta mettendo in gioco e sta cercando, ci sta impegnando per far crescere il territorio. Che non è semplice, insomma, quindi stiamo cercando in tutte le maniere di creare queste forme associative, che è fondamentale, perché un'azienda, per quanto possa essere grande, noi siamo una piccola azienda familiare, ma ad ogni modo deve avere la possibilità di avere una forza, e questa forza, come sempre succede, è l'unione, no? Che ti dà questa forza di poter fare tutto questo che abbiamo detto. Insomma. Pandemia, commissariamento, adesso una nuova classe politica, un periodo faticoso, lungo, ma adesso si dovrebbe cominciare a intravedere un po' di luce? Sì, c'è stata la pandemia, c'è stato il commissariamento dell'amministrazione locale. Sembra che, come quando, diciamo, vedi, adesso poi è una bella giornata, dopo la tempesta ci sarà sempre il sorgere del sole, quindi le belle giornate. Speriamo che anche su questo punto di vista, specialmente sulla pandemia, ma anche per quanto riguarda l'amministrazione, che ha tutta la mia
che a tutti i miei in bocca al lupo e la mia stima, sperando che anche con gli imprenditori riusciamo a collaborare e a fare delle cose importanti per il territorio cerignolano, per la provincia di Foggia e per tutto, diciamo, il futuro che possa avvenire. Poco distante dall'azienda di vini biologici Caiaffa c'è l'Istituto Agrario Pavoncelli, l'istituto dove lo stesso Marco Caiaffa ha studiato prima di andare a lavorare, a specializzarsi con un master all'estero e poi rientrare nel suo territorio. Come lui, tanti altri giovani in questa scuola, circa 770 sono gli alunni, si specializzano. La specializzazione è sempre più importante in un territorio che cerca figure di nicchia, lo spiegava il dirigente scolastico Pio Mira, che qui è quasi un direttore di impresa, perché questa scuola, oltre ad essere un istituto di formazione, si occupa anche di produzione e commercializzazione di quelli che sono i prodotti che i ragazzi gestiscono e seguono come filiera. Un campo di ceci che c'era, adesso non c'è più perché è stato sostituito da un palazzetto dello sport, così come qui accanto è nato un supermercato, un Famila, che ha in qualche modo sottratto terreno alla scuola. La scuola è un'istituzione storica in questa città, proviene da un lascito che fece Marianna Manfredi, lasciò questi terreni al comune perché fossero destinati all'istruzione dei giovani della città. Questa cosa nel tempo si è man mano persa, ma va assolutamente recuperata. Va recuperata perché è importante creare occupazione per rispondere anche a un'esigenza del territorio che ha necessità di un progresso dal punto di vista sociale e culturale. Accanto alla formazione c'è anche il recupero, per esempio all'interno di questo parco c'è una sorta di banca dati del genoma vivente, delle piante che vengono mantenute in vita per recuperare e mantenere il patrimonio genetico. Importantissima in una terra che è la bella di Cerignola, per esempio, l'oliva bianca che veniva usata dai greci per produrre dell'olio sacro. Tanti giovani vengono qui a scuola e poi trovano sbocco nel lavoro. Diversamente è difficile pensare che la città possa prendere un percorso diverso. Accanto alle scuole numerose in città e presenti anche nei quartieri periferici, anche i centri di aggregazione, dei luoghi dove si cerca di fare recupero sociale, dove tanti assistenti sociali sono al lavoro per cercare di sostenere questa nuova generazione che poi sarà quella del futuro, di questa Cerignola che sta cambiando, e quindi noi cerchiamo di raccontare tutto questo nel nostro viaggio. Un centro sociale diurno per cercare di dare un contributo in questa città a un problema che è sociale. Che tipo di percezione avete? Che tipo di utenza frequenta il centro? Il centro sociale Don Antonio Palladino, ossia diventato oggi centro socio-educativo Don Antonio Palladino, in virtù dell'articolo 104 a cui noi siamo afferenti da quando abbiamo predisposto il centro con i buoni di servizio, e quindi abbiamo questa concessione da parte del comune di Cerignola. Noi siamo i gestori della struttura. La percezione è quella di fornire all'utenza anche coi mezzi per poter contribuire all'educazione dei figli e di chi anche non afferisce a questo territorio per una situazione abitativa, magari non sono semplicemente gli abitanti del quartiere che vengono e frequentano il nostro centro. Siamo in uno dei quartieri periferici della città. Le periferie di questa città sono zone particolari in cui è più difficile abitare, in cui coabitano più difficilmente nuclei diversi, quindi il vostro compito è anche quello di fornire uno strumento di raccordo, di coesione. Il nostro compito è anche quello di fornire alle fragilità che ci sono qui nel quartiere, magari di famiglie che non riescono a poter provvedere all'educazione anche scolastica dei propri figli e che quindi li portano qui a frequentare il nostro centro. Addirittura possiamo dire che col tempo troviamo ragazzi che hanno frequentato anni addietro il loro centro e adesso portano i loro figli a frequentare
frequentare lo stesso centro. Magari ragazzi che hanno avuto un riscatto educativo diverso, che frequentando questa struttura, tirando calci ad un pallone in un campo che anni addietro non era così, ma c'era l'asfalto, adesso si ritrovano a frequentarlo da genitori, quindi come i loro genitori si sono fidati di noi e dei miei colleghi, quelli che c'erano prima di me, adesso loro portano i loro figli e parimenti si fidano di tutta la nuova equipe. Quindi questa è una soddisfazione per noi, perché significa che come magari loro si sono sentiti parte di questa comunità e quindi hanno avuto quel risvolto sociale diverso, perché si sa che nelle zone di periferia magari è più facile incorrere in devianze e marginalità. Invece questo centro, in questo posto strategico, ha permesso che ci fosse meno dispersione scolastica. Ovviamente ci stiamo lavorando ancora tanto, perché tanto c'è da lavorare, non ci si può fermare al primo obiettivo raggiunto, però vedere che ci sono ragazzi che magari hanno intrapreso una carriera anche professionale, calciatori della nostra stessa squadra di calcio del Cerignola che hanno calcato il campo qui, o alcuni ragazzi che hanno intrapreso sempre attività sportiva aprendo dei negozi loro propri di abbigliamento o comunque di scuole calcio. Quindi il riscatto di questi giovani del quartiere. San Samuele non è soltanto il quartiere di devianza e marginalità, noi possiamo essere una grande potenzialità se lo vogliamo, quindi è anche brutto etichettare la zona soltanto come zona di spaccio o di devianza, zona dove ci sono ovviamente un alto numero di bulli. È vero, ma non ci sono soltanto qui in questa zona. È vero che nelle periferie solitamente c'è un alto numero di bulli o di persone che hanno necessità di una particolare attenzione educativa e un'attenzione comunque anche sociale, un'attenzione anche psicologica. E questo è quello. Su questo punta il vostro lavoro, andare a intervenire sulle fragilità, quelle emotive, quelle sociali, quelle culturali, quelle economiche. Ma anche in rete con quelle che sono le strutture territoriali, con i servizi sociali, con la Caritas che opera con noi in affiancamento e comunque con altre associazioni in realtà del territorio, perché è soltanto lavorando in rete che si possono avere dei risultati comunque efficaci. Com'è il tessuto sociale della città? Della città in generale è un tessuto sociale che ha bisogno comunque di attenzione, soprattutto adesso dopo la questione Covid. Dopo la questione Covid abbiamo notato che i nostri ragazzi comunque avevano voglia di riscoprire gli spazi all'aperto. Ad esempio nelle giornate uggiose dove piove, dove fa freddo, a loro non interessa tutto questo, loro vogliono stare all'aperto, vogliono riscoprire il senso della natura, dello stare all'aperto piuttosto che stare sui libri, anche perché questa cosa ha compromesso anche il loro stato psicologico. Sono rimasti fortemente attaccati ai videogame e quindi questi ragazzi non hanno avuto un rapporto sociale con gli altri. Addirittura noi in estate siamo anche organizzatori di una colonia estiva da molti anni, anche in collaborazione con il comune di Cerignola. Addirittura alcune famiglie ci hanno ringraziato perché i loro figli, appena si svegliavano al mattino, la prima cosa che facevano aperti gli occhi era prendere il videogame e giocarci. Quindi questa mamma contenta di questa situazione, dove la figlia la mattina veniva con noi in colonia alle 7:30 e per tutta la giornata ha riscoperto la gioia della socialità e di stare insieme con gli altri. Voi avete il contatto diretto con i ragazzi, però avete il contatto anche con le famiglie. Come sono i nuclei familiari? Sono cambiati? Che tipo di famiglia hanno alle spalle questi ragazzi? Ovviamente i nuclei familiari sono vari, non c'è un nucleo familiare solito, c'è il nucleo familiare che ha delle difficoltà economiche, delle difficoltà anche socioculturali e quindi non riesce a provvedere all'educazione soprattutto scolastica dei propri figli e quindi chiede il nostro supporto, e magari noi possiamo fare anche segnalazione al comune di Cerignola o molto spesso anche il comune che fa segnalazione di questi casi. È una rete che funziona?
funziona? Certo, è una rete che funziona, ma può sempre migliorare, perché nella vita e nei rapporti c'è sempre da migliorare e da migliorarsi. Quindi se ognuno di noi e ogni associazione, cooperativa, ente comunale, ente scolastico, parrocchia, se ognuno di noi fa il proprio dovere e intesse il proprio, la propria passione per quello che fa, allora alla fine magari riusciamo ad avere dei risultati ottimali.